Mi chiami Alfredino, che è pronto? Qua Alfredino non c'è. Come non c'è? Alfredo! Alfredo! L'abbiamo trovato! È nel pozzo! Nel pozzo! Ora allertiamo i vigili, signora, non si preoccupi, ci penseranno loro. Alfredo! Alfredo! Un bambino è caduto in un pozzo artesiano. I nostri hanno provato un primo intervento, ma non è andato bene. Gentilmente, fatevi indietro, ci fate lavorare, vedrai che qualcosa ce la inventiamo, su. Ma che vi inventate? Là sotto ci sta mio figlio. Alfredo soffre di una patologia cardiaca. Deve stare lì incastrato a lungo, coi polmoni compresi. Sì, lo so. È intrappolato a 36 metri di profondità, mentre l'operazione di salvataggio... Il pubblico, i telespettatori, vogliono le notizie da Vermicino. Se oggi in Italia ci fosse un colpo di Stato non gliene fregherebbe niente a nessuno. Devo andare a Vermicino. Sembra che ci stanno dei problemi. Vogliono scavare un altro pozzo, fare un collegamento e prendere il bambino da sotto. E il secondo pozzo potrebbe franare sul bambino. Noi non siamo semplici pozzaroli, dottoressa. Noi siamo i vigili del fuoco. Siamo uno Stato. È passata tutta la notte, sono le 7 del mattino e stiamo ancora a 25 metri. Mio figlio sta a 36 metri, ma quando arriviamo? Fra una settimana, 10 giorni? Sento solo il respiro lontano, è una specie di lamento, è molto debole. Ma perché non scavate? Mi dovete spiegare! Io lo voglio vedere crescere questo bambino. Che si laurea, che si sposa. È un bel pensiero.